con il direttore di Domani che a settembre troveremo anche in edicola. Ora abbiamo, diciamo, le vostre opinioni in formato e le vostre notizie in formato online. Ti voglio chiedere, tu sei stato molto dritto su questa vicenda, hai detto, diciamo, carte alla mano rispetto anche alle inchieste che anche voi state facendo, Fontana si deve dimettere, è così? Sì, assolutamente, perché le cose che diceva Sigfrido Ranucci sono il dito che indica la luna. Il dito è lo scandalo dei camici, la luna è il fatto che il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha nella sua disponibilità un conto in Svizzera con soldi, diciamo, portati lì in maniera, diciamo così, di nascosto dal fisco italiano, come minimo, dal 1997, quindi non da ieri, ma da 23 anni. E lui ancora oggi, in un'intervista a Repubblica, ha continuato a mentire su questi soldi, perché ha detto che non sa come sono arrivati su quel conto, che era un conto creato dai suoi genitori per ragioni misteriose, per depositare i propri risparmi, che era fermo dagli anni Ottanta. È un conto che la madre di Fontana crea a 74 anni, nel 1997, guarda caso quando il figlio fa il sindaco di un paese vicino a Varese da un po' più di un anno, che è una cosa un po' bizzarra che una dentista di 74 anni senta il bisogno di creare un conto in Svizzera, che è un conto su cui si mettono dei soldi per nasconderli al fisco italiano, proprio quando il figlio ha iniziato a fare politica e quindi anche politicamente esposto. Poi questi soldi su questo conto Ecco la aumentano da quello grafica che con la sappiamo. frase di cui stai parlando, che va in onda mentre la ricordi. Esatto. Quei soldi aumentano negli anni, aumentano e questo lo scopriamo. Peraltro succedono cose strane anche ai redditi di Fontana. Nei primi anni 2000 lui continua a guadagnare centinaia di milioni di lire e poi centinaia di migliaia di euro da avvocato, anche se dichiara per sua stessa ammissione di non avere più clienti da quando è entrato in Regione Lombardia nel 99. Ma comunque lui accumula milioni di euro su questo conto, che non è un conto della madre, è un conto creato dalla madre, ma la cui procura, cioè la gestione, è affidata ad Attilio Fontana. Scusa, Nel allora rileggo 2005. questa frase perché è importante sentire il contrasto fra ciò che stai dicendo e ciò che invece afferma il governatore. D'accordo, quello all'estero era un conto che avevano i miei genitori, una cosa purtroppo di moda a quei tempi. Poi, alla morte di mio padre, il conto passò a mia madre. Morta mia mamma a 93 anni, io l'ho ereditato e l'ho dichiarato nel rispetto delle leggi italiane pagando il dovuto. Perché dici che questo non è vero? Aggiungi perché Non è rispetto. vero perché il conto, la gestione di quel conto è di Fontana fin dal 1997. Lui ha la procura per gestirlo, cioè la madre lo apre, è intestato la madre, ma dice che la persona che poi lo gestisce è Attilio Fontana, in quel momento sindaco, in ascesa della Lega. Poi Fontana arriva al Pirellone, arriva in Regione Lombardia, accumula su quel conto milioni di euro a metà degli anni, intorno al 2005, lui è andato allo scontro con Formigoni, finisce la sua, diciamo, parabola dentro la regione Lombardia e viene indirizzato verso la candidatura a sindaco di Varese. Viene prima riconfermato consiglio della regione Lombardia, la presidenza, e poi va a Varese. Guarda caso, in quel momento, quando c'è una svolta nella carriera politica di Fontana, c'è una svolta finanziaria. I soldi rimangono sul conto in Svizzera, ma la proprietà viene trasferita a un trust alle Bahamas che serve a schermare la proprietà e a metterla ulteriormente al riparo dal fisco italiano. Quindi durante la carriera di Fontana si accumulano soldi su quel conto e Fontana mente quando la Repubblica dice che non sono state fatte operazioni, come ha raccontato il mio collega Giovanni Tizian sulla base dei documenti delle segnalazioni antiriciclaggio. Su quel conto vengono fatti movimenti per centinaia di migliaia di euro, nel senso che le somme, il saldo varia per centinaia di migliaia di euro negli anni in cui Fontana è in politica e in cui, diciamo, lui su quel conto non dovrebbero girare soldi, a meno Fermati un che la secondo. madre continui a depositare fondi alle Bahamas passati gli 80 anni. Sentiamo Stefano Zuccaro.